sua tragedia non la racconterà nessuno. Rimane avvolta nella nebbia e nella notte dei campi di sterminio. Da San Sebastiano al Sagrato esce la sua bara. I soldati gli presentano le armi. È stato un soldato anche lui. La sua uniforme fu la casacca del deportato. È uno dei 90.000 caduti lassù. Gasparotto, il prefetto, il sindaco, il generale Chiaramonte, il sottosegretario Bubbio salutano il deportato ignoto che torna a riposare in patria. Lo saluta l'onorevole Piasenti. Il cardinale Schuster ne benedice la salma. Oggi questo volo si scioglie per un'anima che si esalò tra il terrore e il tormento. Questo corteo è anche un monito. Vengono età cupe in cui l'uomo impara più atroci modi di essere selvaggio. Per l'onore umano bisogna dimenticare quelle invenzioni di morte, il più lugubre dei peccati.